Lavoravamo con i governativi antidroga del luogo. Dovevamo individuare e distruggere dei laboratori di cocaina. Il tenente Dobbs e io avevamo addestrato ai Cobra un certo numero di piloti locali per le loro offensive contro il cartello. Comandante, qui è Snake 2. Entriamo nel settore 4079. Roger, comunica alla base la nostra posizione. We'll go, Dobbs. Com'è il panorama lì davanti? Non mi fa impazzire, sai. Mi sentirò più tranquillo quando saremo fuori da questo grigio. Anche quel giorno volavo con il capitano Tejada. Il tenente Dobbs, l'altro americano, con il capitano Mendes, il capo squadriglia nel Cobra di testa. Tra i due Cobra c'era un elicottero Black Hawk con una squadra di agenti governativi americani e sudamericani della DEA, l'antidroga. Era la quarta missione insieme, fino ad allora avevamo svolto un buon lavoro. Stavamo entrando in un settore dove non eravamo mai stati. Tra la gente del luogo si diceva che quella fosse un'area dove il cartello era particolarmente aggressivo, ma ormai le voci non ci facevano più nessun effetto. Eravamo a 5 miglia dall'obiettivo quando vedemmo l'elicottero d'attacco Scorpion. Dobbs! Apparecchio nemico a ore 12! Dobbs! Snake 2 a Black Hawk! Via di lì, presto! Il Black Hawk iniziò un'azione di disimpegno. Ma lo Scorpion era troppo veloce, potentemente armato e difficile da individuare. Ai comandi c'era il miglior pilota che avessi mai visto. Cercai di attirare lo Scorpion lontano dal Black Hawk, ma inutilmente. Era un freddo killer. Tejada! Tejada! Vespegnati, cazzo! Presi io i comandi e scesi in picchiata sorvolando lo Scorpion prima che potesse aprire il fuoco. Abbandonai l'area. Noi lo dicevamo che il cartello si stava organizzando. Non è stata colpa di nessuno. Si ricordi che stiamo tutti dalla stessa parte. Abbiamo alcune decisioni da prendere. Grazie, signor Preston. Per ora è tutto. Permette una parola, signore. L'ascoltiamo. Ho chiesto io di volare con le forze antidroga del luogo, signore. Là ho conosciuto uomini che quotidianamente rischiano la vita per la famiglia e per il loro paese. Il cartello ha gente ben pagata, ben armata, e sono in tanti. Ma quei ragazzi combattono ancora, senza avere chance. Sono eroi, sta a noi vendicarli. La questione è un po' più complicata in realtà. Se mi permette, signore, invece è molto semplice. Uccidono i miei amici, la nostra gente. La loro droga in America fa vere stragi. È una guerra. È nostro dovere combatterla. Grazie, signor Preston. Può andare adesso. Bene, signori. C'è qualcun altro in questa sala che si sente frustrato quanto me? Credo tutti, Oscar, ma si tratta di un problema complesso. Ma che complesso? Abbiamo un mandato esecutivo per fermare il cartello della droga e ce ne stiamo con le mani in mano. Quel pilota ha una visione più chiara su questo impiccio. Siamo in guerra, quindi comportiamoci di conseguenza. E cosa dovremmo fare? Riprovare con la stessa operazione? Signore, la DEA combatte una guerra con le mani legate e la sta perdendo. Ora non più. Generale Olcott, approntate una task force e conducete l'operazione a buon fine. Sì, signore. I miei sono addestrati all'appoggio terrestre, generale. Non sono abbastanza veloci per un combattimento aria-aria. Se quell'elicottero nemico vale la metà di quel che abbiamo sentito, mi servirà aiuto. Non ha che da chiedere. Mi occorrono tutte le informazioni possibili sull'operazione. Chi è il pilota nemico e che appoggio ha? E sarà indispensabile Brad Little con i suoi. Ora è a Fort Rucker per un corso d'addestramento. Lo voglio a Fort Mitchell appena possibile. Questa è un'operazione riservata. I rapporti saranno vistati da me. E quel Preston ha fatto una grande impressione. Veda di coinvolgerlo. Sarà fatto, generale. Preston. Sì, signore. Lei ha visto quell'elicottero. L'Apache può affrontarlo? È l'unico apparecchio che può, signore. Lei è abilitato a pilotarlo? Ho superato la teoria per adesso. Comincerò l'addestramento pratico appena arrivato a Fort Mitchell. Il generale Olcott la vuole in questa missione. Mi aspetto molto da lei. Se la sente? Può contare su di me, signore. Ecco i rapporti. Benissimo, soldato. Un ottimo lavoro. Grazie. Signore?
Riposo! Seduti. Oggi abbiamo tutti parecchie cose da fare, quindi sarò breve. Ho l'onore di presentarvi il nostro nuovo pilota istruttore, il sergente maggiore Brad Little. Ci insegnerà come velocizzare le nostre manovre di combattimento. Signor Little, non avete nulla da imparare sul combattimento aria-terra, ma da questo momento c'è un nuovo obiettivo nelle vostre vite. E questo nuovo obiettivo è diventare esperti nella tecnica di combattimento aria-aria. Quando vi sarete impadroniti di questa tecnica, allora la useremo per stanare e affrontare le forze del male liquidandole in battaglia aerea. Siamo dei fortunati militari americani con davanti un'opportunità irripetibile. Io non mi aspetto che voi rifiutiate o gettiate via questa opportunità. Io mi aspetto piuttosto che voi approfittiate di ogni minuto del mio tempo prezioso per diventare i migliori piloti aria-aria del mondo. Combatterete divisi in equipaggi di due piloti, ognuno dipendente dall'altro più di un neonato dalla sua mamma. Signore, la nostra missione di interesse nazionale è a priorità assoluta. Tengo a sottolinearlo. Stiamo per andare contro un nemico che difende il suo territorio. Dobbiamo acquistare velocità immediatamente. Il tempo corre, figlioli, e non ci aspetta. Gruppo, attenti! In libertà. Un buon gruppo di aviatori, signore. Sì, lo è, Brett. Quel Preston ha dimostrato di avere grande coraggio in Sud America. Vorrei che gli dedicasse una certa attenzione. Ha una bellezza tutta sua particolare. Lo hanno definito una macchina da corsa volante, ma sono stronzate, è molto più complesso. Ecco, metti le mani qui, qui e lì. Metti i piedi qui, qui, qui e qui e qui. Non salire né qui né lì. Perfetto, ragazzo. Ora infilati lì dentro. Volare nella postazione di tiro a 150 nodi tra le cime degli alberi è come avere il culo incollato sulla punta di un proiettile. Praticamente andrai sempre veloce come una scheggia. E intanto sparerai al nemico volando a zigzag, schivando proiettili e missili e rocce, frecce, spine, anatre e galline. Un vero lavoro a tempo pieno. Ti ritroverai occupato come uno stallone a tre uccelli. Su, facciamo un giro. Le piace proprio, vero signore? Sì, da morire. Si vede. Cielo, arriviamo. Per prima cosa? Ma che cos'è? Un quiz, signore. Tutta la tua vita è un quiz, giovanotto. E ora dimmi la prima serie di cose da fare, figaccio. Programmo il sistema di navigazione inerziale, immetto i codici laser, designo le coordinate Doppler del bersaglio, inizializzo il sistema d'armamento e ottimizzo i flare, signore. Ok, perfetto, sei in gamba. Vediamo se questo affare si alza. Velocità di rollio di 150 gradi al secondo, quindi se devi schivare, picchiare o scomparire, questa carriola lo farà prima che tu abbia finito di pensarlo. Possiamo andare a sbattere ad una velocità di 20 G e sopravvivere, ma non ho intenzione di provartelo. Dai. Hai dei missili che possono aprire una porta a 5 miglia di distanza senza bussare. Ma nel combattimento aria-aria la tua migliore arma è l'agilità. E questa navicella è agile, veloce e feroce. Che favola. Com'è la cavalcata, Preston? Galattica. Bene. Dio. Normalmente ci si nasconde in un buco e si tira dei bersagli lontani. Qui il trucco è muoversi come un ladro, tenere il muso basso, poi spuntar fuori dal nulla e fare il nemico in mille pezzi. Che c'è, ti diverte? Sì. Bene. Signore? Sì. È bello da far paura. Io me lo sposo, questo affare. Se sei in gamba, come dicono, ti farò da testimone. Buzzard.
Voglio presentarti Jack Preston della Task Force Apache. Lui è Scott Buzz, il mio pilota istruttore capo, e Billy Guthrie, il suo copilota. Billy Lee Guthrie. Il nome non mi è nuovo. Come stai? Non c'è male. Beviamo una cosa insieme stasera. Jack, non è aria. Non è aria. Quante ore di volo, Buzzard? 2.3. Come? 2.3, signore. 2.3. Problemi con le donne sotto le armi, Preston? Neanche un po', signore. Solo con quella. Ci vediamo domani alle 7. Il cartello ha preso la decisione di continuare l'offensiva ed estendere l'operazione ai paesi confinanti. Hanno introdotto armi cubane, consulenti cubani, e hanno ingaggiato quest'uomo, Eric Stoller, un provetto pilota e mercenario internazionale che è il braccio armato della missione. È stato addestrato al terrorismo in Europa e Nord Corea. Ora vende la sua esperienza al più alto offerente. Qui la nostra squadra antidroga pensava di averlo incastrato, ma era un'imboscata. Stoller aveva fatto da esca per attirarli. C'è una bomba camuffata ad attendere quei ragazzi. Osservi la scatola sul basso dello schermo. Ormai a Washington sanno tutti con chi abbiamo a che fare. Quell'uomo è un killer. Dobbiamo appoggiare la DEA, e questo significa affrontare Stoller in aria. Signore, vorrei far parte della task force, signore. Se lo scordi, Brad, mi serve qui. Sono il migliore sulla pace, signore. Ci credo. Ecco perché ha il compito di trasmettere la sua esperienza ai piloti più giovani. Viene il momento di usarla, l'esperienza. Voglio volare, signore. Prendo nota. Janet la raggiunge. Arriva oggi con le bambine, signore. E tu vuoi andare in missione lo stesso? Affermativo, sì, Brad, signore. Non possiamo perderti. Dai, soltanto sì, un drink. No, oh, tesoro, divertiamoci un po'. Oggi è il tuo compleanno. Sono troppo vecchio, ho 40 anni e voglio andare a casa. Riposo, Little. Andiamo. Tu hai sempre certo detto che sei stato il diritto di scegliere quello che vuole fare. E io voglio andare a casa. Sorpresa! Oh, no. No. Auguri! Auguri! Auguri. Guarda, Brett. Che stupidi siete. Bravo, Giacomo! Ecco qua, per il festeggiato. Potremmo berci quella cosa? Che ne dici? No, grazie. Perché è un bravo ragazzo? No, perché è un bravo ragazzo? Perché è un bravo ragazzo? Nessuno lo può negare. Benvenuti nel futuro, ragazzi. Scese le scale, girate a destra. Alla prima piattaforma entrate in quella grande scatola nera e sarà la guerra. Gomma alla fragola, Breaker? No, grazie. Little? Gomma alla fragola? Sono buone? No. È senza zucchero. E dai, Jack. Signori, questo simulatore fa tutto quello che la pace può fare, ma in compenso fa anche tutto quello che il nemico può fare. Bene. Avevo giusto le tasche che mi scoppiano di monetine. E giochiamo, dai. Sergente, cominciamo con Raggi. Sì, signore. Il primo programma si chiama Raggi X, partiremo lentamente. I bambini gattonano prima di camminare. Andate, sistemi attivati, pilota ai comandi. Tenete la rotta blu, ricordate, signori, la parola chiave è sorpresa. State bassi, usate il terreno come copertura. Poi saltate su e colpite l'obiettivo. C'è una città sull'altro versante di quelle montagne. Localizzatela e fate un volo ricognitivo. Reggiti, Breaker. Ora vediamo che cosa sa fare questo giocattolo. All'aria di una qualsiasi domenica pomeriggio. Negativo, invece è un lunedì mattina e i negozi sono aperti. In campana, bersaglio a ore 11. Missile agganciato. Vai, vai!
Bel colpo, Brecker. Ehi, stai parlando a una leggenda. Come a caccia, io sono il cane e tu il cacciatore. Come andiamo, signore? Oh, andate discretamente, aumentiamo la difficoltà. Rotta iniziale, procedere lungo le sponde del fiume. Higgins, programma America. La prova non lo prevede, signore. Oh, adesso lo prevede, Higgins. Sì, signore. Benissimo. Perlustrate a ore 3 che non ci sia minaccia nemica terrestre. Io sono il più grande. Vai, Jack, vai! Abbiamo vinto una partita, vai! Io sono il più grande. Che pilota, ragazzi. Sì, è in gamba, è molto, molto, molto in gamba. Oh, ne ho fatti di videogiochi, ma mai come questo. Voglio del riscaldamento, signori. Arriva una minaccia aria-aria nel vostro settore. Io sono il più grande. 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 Sono il più grande! Sergente, passiamo a Zulu. Scusi, signore. Zulu è per esperti, signore. Sospendiamo un attimo. Tutti loro sono esperti, Higgins. Se continui a farmi ripetere le cose due volte, giuro che ti ritrovi a lavare le marmitte. Bentornati a bordo. Occhio ai figli, finiamo arrosto. Hai una buona visione, presto. Bersagli troppo rapidi. Oh, cazzo. Muso verso l'alto. E vediamo se sono ancora troppo rapidi. Squartali, scannali, spacciali, strozzali, ammazzali, abbattili, annientali, affettali, freddali, uccidili, rompili, schiantali, affondali, sfasciali, tutti morti, vai, vai! Abbastanza bene, devo ammetterlo. Adesso proviamo con il monocolo, ragazzi. Voglio capire se attraverso i vostri occhi possiamo ficcarvi in testa tutte le informazioni fornite dai computer. È la differenza. Caspita, incredibile, all'attacco, Jack! Sono pronto! Spostati, che aspetti? E muoviti, Jack, allora! Non metto fuoco! Vai, agganciano! È nostro, eccolo, dove scappa? Fattelo, avanti! Ci sono i fili, a te. Fattelo, vai! Dio mi fulmini. Non fa niente, Jack. Beh, non ve la prendete troppo, è solo un videogame. Era tutto finto, è un giocattolone che l'esercito ha comprato per farvi divertire. Ah, non vi preoccupate. Le vostre famiglie saranno avvertite oggi stesso. E ora scendete. Io penso che abbiamo esagerato, signore. Veramente non so tu, Higgins, ma io sì. No, basta tranquilla, scusa, saprò quello che faccio, no? Sì, non è che non mi fidi, è che mi sembra un po' lentino. Cioè, deve essere così lento, sì? Comunque, guarda. Bravo, così va meglio. Ehi! Stringi anche quello. Sai dov'è Billy? Sì, va bene. E che ne so se ti vuole vedere? Appunto, non lo sai, quindi dimmi dov'è, così la raggiungo e lascio decidere a lei. In lavanderia. Lavanderia, molto bene, così mi piaci. Brecker? Sì, ti raggiungo, Jack. E tu che ci fai qui? Sono venuto a congratularmi. Hai avuto quello che volevi. Un paio di ali. E per averle ci ho messo 2 anni. Ora sono un pilota abilitato al modello D, niente meno. Ce l'ho fatta, hai visto? Già. Insomma, il prezzo era giusto. Quale prezzo? Noi. Hai presente? Sì, ho presente. È tutto passato adesso. Quello che conta è che qui stiamo insieme. Ci possiamo vedere tutti i giorni e sei proprio sexy con quella gonna, il che mi fa pensare che dovremmo riprovarci. Io non credo, Jack. Perché no? Perché ne ho le scatole piene di storie come quella. Saremo amici almeno? Certo. Prometto che saremo amici per la bella. Bene. Ehi, giù le mani. La tradizione prevede che 2 amici si diano un bacio quando fanno un patto. La tradizione prevede una stretta di mano. Non riuscirai a resistermi. Lasciami provare. Ti dimentichi queste? Tienile pure.
Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sergente Little. Buongiorno. Salve, sergente. Salve. Bella andatura, signore. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Buona giornata, signore. Altrettanto. Signore. Regole del combattimento. 1. Chi vede l'altro per primo ha già vinto. 2. Chi viene visto per primo è già morto. In questo gioco la parola chiave è sorpresa. La terra dietro alla quale potete nascondervi è vostra amica. Il cielo aperto nel quale non potete nascondervi è vostro nemico. Dimenticate qualunque cosa, ma non questo. Una volta che la battaglia è stata ingaggiata, chi perde non torna a casa. E non sarete abbastanza veloci da sottrarvi al combattimento. Quando attaccate, dovete portare il muso del vostro apparecchio in direzione dell'apparecchio nemico. Fuoriuscita, salita, rotazione a punto fisso, hovering, volo laterale possono essere combinati tra loro per raggiungere la posizione. Puntate il sistema di tiro sul bersaglio. Posizione ottimale d'attacco, eh? Sopra e alle spalle, a ore 6. Giusto, il colpo ottimale qual è invece? Al centro del rotore. Giusto, almeno qualcuno è stato attento. Non stavate sognando tutti di andare a caccia di donne. Andatevene liberi. Divertitevi e niente guai. Che donne ci vengono qui a ballare? Ah, non lo so, spogliarelliste, ragazze poco serie. In genere tuo, Breger. Anche il tuo, Jack. Visto che c'è Billy. Scusami. Ehi! Vuoi qualcosa, bello? Solo ballare con la signora, bello. Va a metterti in fila. Per questa canzone lei è mia. Quando sarà finita ballerà con chi vuole. Ora scomma prima che ti spacchi la faccia. Non vorrai metterti tra me e la mia fidanzata, vero? No, c'è. Oh! Forza, Ben, vediamo che sai fare. No! Billy. Ehi! Stai lontano da me, Jack. Ehi, cuccioletta, volevo solo ballare con te. Non sono una bistecca per cui voi due dovete litigare. Chiaro? Ti sei scordato che non stiamo più insieme? Temporaneamente. Non ha funzionato prima, vuoi che funzioni adesso? Troppe cose dovrebbero cambiare. Ad esempio? La scena da Neanderthal che hai fatto prima. Ah, Ugh, me uomo, tu donna. Ma io non sono Jane della giungla. Mi sembrava una cosa cavalleresca da parte mia. Jack, secondo me tu vuoi che io stia a casa a fare bambini e cucinare? Beh, ammetto che certo, ma che cos'hai contro i bambini e la cucina, Billy? Insomma, è una tradizione. Mia madre lo ha fatto. Tua madre non pilotava gli elicotteri, però. Troppe cose dovrebbero cambiare, la vedi? Hai ragione, Billy Lee, non pilotava gli elicotteri. Poi cos'altro dovrebbe cambiare? Quanto litigavamo? Poi facevamo pace. Perché ero io che ti venivo incontro. Sono sicuro che mi pensi ancora. Ora basta, falla finita. Vado a dormire. Ho un test di volo con luce crepuscolare alle 5. Ho ragione. Oh, Jack, se anche fosse, credi che cambierebbe qualcosa? Dagli ultimi rapporti il luogo sarà operativo entro pochi giorni. È già diventato il quartier generale delle loro manovre. Questa pista può supportare un'unità d'attacco, aerei da trasporto e perfino da combattimento. C'è un'altra buona ragione per accelerare il nostro piano. Queste sono foto di qualche giorno fa. I principali esponenti del cartello sono scomparsi all'improvviso. Secondo i servizi segreti li rivedremo su questa pista. I vostri Apache si tengano pronti a partire da un momento all'altro. Agli ordini. Gli equipaggi sono così accoppiati. Preston e Breaker con Guthrie. Davis e Proctor con me. Rivas e Tippett con Wade.
Ora attenzione, bei ragazzi. Una considerazione personale. Vi ricordate gli scout indiani di una volta? Noi siamo il moderno equivalente. I vostri occhi e le vostre orecchie. Quelli che mettono fuori la testa per vedere chi c'è. Così voi lo ammazzate e fate gli eroi. Preston, tira fuori il cervello dalle mutande. Come osservatore avanzato posso individuare un obiettivo e darti le coordinate in tempo reale. Ma parliamo di noi. No, questo è importante, Jack. Per prevenire rivelazioni radio, con il sistema THS entro direttamente sul tuo monitor. Giuro che entrerei tanto volentieri io nel tuo di monitor. Pensa a noi scout come l'estensione della tua vista in aria. Questo mi piace. Allora hai occhi solo per me. Ti accorgerai quanto serve un ricognitore in battaglia, Jack. Per esempio, con il nostro rivelatore laser possiamo farti vedere il bersaglio mentre stai nascosto in un canyon. Così te lo puoi fare comodamente senza nemmeno essere visto. Adoro farmi qualcuno. In caso di emergenza c'è possibile anche distrarre l'avversario o accecarlo temporaneamente con il laser. Guarda qui, Brecker. Mi fai il serio? Jack, dove sei andato? Se non sbaglio, ti piace avermi sopra. Jack, pensi solo all'apparecchio che hai in mezzo alle gambe. È lui che mi permette di volare, tesoro. Sono carico e pronto a sparare. Jack, ce le ricordiamo le volte in cui il tuo sistema di tiro ha fatto cilecca. Tranquilla, ragazzina. Allora, ce la beviamo una cosa? C'è da dire che non molli. Jack, teniamo in pugno i nostri affari personali. Io il mio è un pezzo che lo tengo in pugno. Allora non ti servo io, divertitevi da soli, maschietti. Billy, dove sei andata? Provami se ci riesci. Quella maledetta è sparita, Brecker. Hai l'aria di essere stato fregato. Infatti m'ha fregato, Brecker. M'ha proprio fregato. Ha portato Preston fino al programma Zulu. Sì, perché no? E con che punteggio? E che pilota? Signore, per la mia richiesta di unirmi alla task force? Brad, sono desolato. Lei è troppo importante per il piano e combattere è un gioco da giovani. Sono il migliore in aria. Ci si rimane male, lo so. Ma poi passa. Salve. Salve. Te rifai un paio di round? No, grazie. No? E tu, Brecker, boxi? Oh, no, signore. È uno sport che mi spaventa. Sono più per la cucina e la maglia. Ti apri troppo col destro quando porti il jab. Così ti becchi un colpo d'incontro. Non credo, signore. Oh, sì, ti apri troppo, te lo dico io. E chi ti parla? È un medio massimo che è stato campione della Southeastern Arizona State University nel 69-70. Che annata. Ti vedo messo proprio male, Preston. Andiamo, forza! Ok, un paio di round. Vediamo in azione i tuoi prodigiosi riflessi, giovanotto. Qui si viaggia alla velocità della luce. Te lo porto un caffè? Mm-hmm. Ha letto tardi, eh? Mm. Tesoro? Mm? Ma che ti è successo? Niente. Ho la schiena mezza rotta. No, parlo della faccia. Guarda che occhio che hai. No, non è niente, ho sbattuto. Contro cosa? Un ferro da stiro? No. Ho fatto un po' di box in palestra. E con chi? Con Mike Tyson? Quanto tempo mi rimane? 10 minuti? Sì, 10 minuti. Vuoi i fiocchi d'avena? No, mangio un boccone dopo. Va bene. Tieni. Sei sicuro di star bene? Sto bene. Sì, magari ho qualche dolore, ma per il resto è tutto normale. Devo crederci? No, miserio, Janet. Guarda che non mi hanno tagliato l'uccello. Questo non è detto. Controllino? Sì, controlla tu stessa, forza. Giorno, signore. Buongiorno.
Tutto tranquillo? Più che tranquillo. Bene. Signori, qui abbiamo alcune foto ricordo di un individuo molto speciale. Il suo nome è Eric Stoller. Bel tipo, eh? E quel giorno gli girava bene. Quest'uomo uccide esseri umani a pagamento. E qualcuno l'ha pagato per uccidere voi. Nel combattimento aria-aria non conosce rivali. Il mezzo prescelto è l'elicottero tattico d'attacco Scorpion. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni dell'apparecchio. Grazie alla sua velocità e alla sua agilità è una delle cose più micidiali che abbiate mai visto circolare in cielo. Mettete questo signore in questa macchina, distraetevi un attimo e siete già morti. Oggi i servizi di sicurezza di tre contee si sono coordinati in una serie di irruzioni all'interno di edifici dove si spacciava il crack. Nonostante i 24 arresti effettuati oggi e la massiccia retata della settimana scorsa, nella quale sono stati sequestrati oltre $500,000 tra denaro liquido e cocaina, le forze dell'ordine si dicono sopraffatte dal dilagare di un problema che appare non avere soluzione. Buongiorno. Buongiorno. Fatto colazione stamattina? Abbondante, signore. Bene. Bene. Ci siamo. Benvenuto nel sacco. Grazie. Volerai nell'oscurità più totale. Dipenderai dal tuo sistema di rilevamento. Fatto i compiti ieri sera? Sì, signore. Bene. Spegnere. Tieni il livello dell'apparecchio e il vettore di velocità centrati. Stai scivolando a sinistra. Non andare a naso, segui i dati, mantieni la direzione. Devi coordinare quello che vedi attraverso l'uovo sul tuo occhio destro con quello che vedi sullo schermo con il tuo occhio sinistro. Avanti, guarda a destra 70 gradi e dimmi cosa vedi. Dove andiamo, presto? Non girare l'apparecchio, gira la testa. Mantieni la direzione. Siamo abbastanza vicini a quelle rocce da poter portare le lucertole. Mantieni la direzione. La parete del canyon ci vai da solo se non ti dispiace. Metto a fuoco. Non sapevo che stessimo virando. La parete del canyon è la tua linea visiva, non la direzione del tuo apparecchio. Ora dirigi a 240 e scendi 300 piedi. Muoviti, muoviti. Devi confrontare l'immagine sul video con i dati. Gli occhi mobili. Dov'è lo spaccone volante che ho conosciuto la settimana scorsa? Ti sta imbardando. Sveglia, richiamalo, richiamalo. Lo sto facendo. Ora stessa quota, direzione 200. La vedi quella grossa roccia? Ti ho chiesto se vedi quella grossa roccia. Preston, la vedi o no quella grossa roccia a batti aeroplani? Sì che la vedo, porca troia! Che cazzo vuole che ti faccia? Calma, figliolo. Voglio che ti avvicini a quel picco roccioso in questa direzione fino a trovarti a una distanza che valuterai in 500 piedi. A quel punto vira a sinistra in direzione 170, altezza 500 piedi per evitare il bordo del canyon, chiaro? Sì. E fallo, presto. Fallo. Vira adesso, vira. Ecco, ecco. Ho detto vira. Ma sto virando. Sì, ma è una virata di merda. Stai attento. Sto virando. Sei troppo vicino. Ma sto virando. Prendi quota, alzati, alzati, alzati. Ho fatto. No, signore, negativo, questo volo è terminato. Prendo io i comandi, signor Preston. Lei è sospeso dal volo fino a nuovo ordine. Andiamo, così porto a pesca mia figlia. Speravo molto in te, Preston. È come il sesso. La prima volta quasi nessuno fa bella figura. La prova del sacco getta chiunque nel panico. Hai sentito? Tutti hanno sentito. Ho toppato.
Jack Preston, super pilota attoppato. Come mai? Non focalizzavo i dati nell'occhio destro. Per qualche misteriosa ragione interveniva sempre quello sinistro e mi si incasinava tutto. Sparavi mai con la pistola da piccolo? Giocavi a cowboy e indiani? Sì. Sparami. Perché? Sparami! Quello che ti è successo non ha niente a che fare con la tua abilità, è un problema di dominanza oculare. Che vuol dire? La dominanza oculare è quando uno degli occhi ha il sopravvento sull'altro e senza pensarci tendiamo a usare quello. Mio padre sparava sempre come hai fatto tu adesso. Si serviva della destra e il sinistro era l'occhio dominante. E quindi se ho l'occhio sinistro dominante... Hai qualche difficoltà a ricevere i dati attraverso il destro. Ma puoi imparare. Di a Little se ti dà una mano lui. Papà, mi prende queste? No, no, no. La mamma ha detto basta, caramelle. Vai a prendere il pane buono, quello con i semini sopra. Papà, posso prendere qualcosa anch'io? Tu puoi prendere gli spaghetti. Quelli verdi? Sì. E la maionese, quella con pochi grassi. Ho bisogno di parlarle. Allora parla. Mi aiuti a superare la prova del sacco. Lei non è stata onesta con me. Mi ha messo sotto appena mi ha visto. Mi ha fatto penare più di chiunque altro. E credi che l'abbia fatto perché volevo trombarti? Mi pare. Se fosse così saresti già a casa. Ti ho messo sotto perché potresti essere uno dei migliori. Dalle il biberon, se no adesso piange. Tu porti gli elicotteri convenzionali in modo perfetto. Hai un istinto e dei riflessi fuori dal comune. Mi ricordano i miei di 20 anni fa. Ma l'Apache non è un elicottero convenzionale. L'istinto ti serve a poco, per non dire niente. Il meccanismo più complicato su quell'apparecchio è il tuo cervello. Andiamo, sta a posto il mio cervello. Quello che non funziona sono gli occhi. Non voglio mollare così. Ho sgobbato come un negro ed esigo che lei mi dia una mano. Posso darti una prova d'appello. Se fallisci sei fuori, se la passi sei dentro. Non chiedermi altro, non si fanno eccezioni in questa unità per nessuno. Insomma non mi aiuta, è così? Lei ha un cuore grande, Little. Non ti va di parlarne? Non ho niente da dire. Ed è per niente che ti sei alzato già 3 volte? Si tratta della missione. Uno dei piloti. Si chiama Jack Preston. Sarebbe il ferro da stiro? No, non fare la scema, Janet. Non è un segreto, lo sanno tutti qui alla base. E allora? È in gamba quel ragazzo. È un pilota con le palle. E qual è il problema? Il problema è che ha un occhio dominante. Mi ha fallito il sacco. Lo stesso difetto che avevi tu. E l'hai superato. Ce la farà anche lui. E se non ce la fa, lo sbatti fuori. Non sei tenera. Beh, con te neanche lo sono stati. Con la mia esperienza potrei fare un sacco di soldi nell'aviazione civile. Saresti una donna ricca. Sei un soldato, Little. Non un uomo d'affari. Questo è vero. E ora vorrei convincerli a lasciarmi guidare una pace aria-aria contro quei pericolosi nemici dei cari vecchi Stati Uniti. So della tua richiesta. Che però non è stata accolta. Quelli che partiranno sono più giovani, più veloci, magari più bravi, dato che li sto addestrando per rimpiazzare me. Andiamo. Hai perso già abbastanza sonno su questa storia. Andiamo a letto. E posso portare anche il gelato? Sì. E non mi importa se non sei ricco. A me importi tu. Come hai fatto a superare quel problema? Sicuro che non è uno scherzo di cattivo gusto, signore? Beh, tecnicamente è una stronzata, ma quando ho fallito il sacco con me ha funzionato. Se poi fosse solo una trovata per farti passare da imbecille, sarebbe geniale. Ah, ma come sei carino con le mutande rosse, Jack? Qualunque cosa pur di farti divertire, Cracker. Okay, vai, dai gas. Cerca di mantenere il volante a 0 gradi, Preston. Vorrei evitare di distruggere proprietà del governo degli Stati Uniti. Bene, ora pronto a portare il volante a destra, 90 gradi. Vai! Bene, com'è facile, no? È una questione di controllo e il controllo è nella tua mente. A destra 90 gradi, vai! Molto bene, molto bene. Evita il carro armato, Preston. Non sarebbe meglio se ci pentassimo tutti?
L'ha evitato. Ho quasi rischiato di perdere il controllo, ma adesso è tutto tranquillo. Tieniti pronto per un'altra manovra. Destra 90 gradi. Vai. Fuori strada. Dovremmo farlo più spesso, mi piace. Presto, antiavverto che se ci ammazzi tutti sarò costretto a bocciarti. La strada sarebbe sulla destra. Per forza, ditemi che ci sono. Non male, ci sei. Ora riduci la velocità. Liscio come il culetto di un bambino. Molto bene, sei in gamba. Ti basterà ancora un po' di addestramento e poi ce l'hai in casa. Che ci fa con le mutandine in testa? Contento? Buongiorno, signore. E andiamo, dai. Si fa spasso, eh? Sei grande, amico. Continua così, Jack. Beh, vai. Bene, signor Preston, oggi è il gran giorno. La prova decisiva nel sacco. Buona fortuna. Senti, tesoro mio, siamo fatti l'uno per l'altro. E allora stavolta fammi promuovere, ok? Mi aspetta un volo senza scosse, signor Preston. Non c'è male. E ora fammi vedere il mondo, ragazzo. Come vado, signore? A te come sembra? Mi sembra di essere più che perfetto. Quali sensazioni? Quali sensazioni? Nessuno. Bene, bene. Andiamo. A nome dell'Esercito degli Stati Uniti, del Dipartimento della Difesa, dei Capi di Stato Maggiore, dell'Associazione Veterani di Guerra, dell'Associazione Genitori Insegnanti, ma soprattutto a nome mio, le faccio molte congratulazioni, signor Preston. Lei ha superato la prova del sacco. Ancora forte! Ehi! Ho superato il sacco grazie a te. Bene! Usciamo insieme a festeggiare? Dai, volentieri! Però sei uno schianto. Vestita così, mi sono messa addosso la prima cosa che mi è capitata. Dai, ancora lei, eh? Sì. Quando una cosa mi piace non la cambio. Ti metto la borsa nel baule. Ma che fai? Guido io. Qualcosa in contrario. Eccoti le chiavi. Spingi sull'acceleratore, però non decollare, eh? Mica male! Yahoo! Non sarebbe favoloso costruirsi una bella casetta e venire a vivere qui? E perché? È un tale deserto. Appunto per questo ti avrei tutta per me. No, Jack.
Perché ti sei cambiata? Meno da togliere. Saltiamo la cena. Dio, è stupendo. Tu sei stupenda. Oh. Pazienza, non è ancora il momento. Buono. Sai, ho imparato una cosa oggi. Nel sacco? Sì. Sulla dominanza. Metti la mano destra fuori dal tuo raggio visivo. Chiudi l'occhio sinistro. Così. Adesso alza la mano sinistra dall'altro lato e stavolta chiudi l'occhio destro. A 2 miglia da qui c'è una stradina sterrata che porta a un laghetto dove si può fare il bagno tutti nudi. Devo tornare alla base. No, oggi è il giorno della sangria. Non posso. Devo provare un nuovo tipo di sensori con Scott fra 2 ore. Ti basta fare un colpo di telefono all'amico base e dirgli che hai fatto altri piani. Vuoi partire in missione, esatto? E ti trovi a scegliere tra volare con Little né un picnic insieme a me. Che decidi di fare? Devo sempre chiedertelo prima? Jack, se tu me lo chiedi prima, con te vengo anche all'inferno. Se me lo comunichi, ci vai da solo. Gran bella cosa l'esercito, devi obbedire solo ai tuoi superiori. Tu piloti uno scout, io piloto un Apache. Quindi in effetti io sono tuo superiore, tesoro. Ora sali in macchina che ti porto a casa. Oh, no! No! Dai, Jack, guido io! Guido io! No! Grazie. Però mi dispiace per la sangria. Senti, bellezza, non me la darai mai vinta? No. Siamo entrati nella fase finale dell'addestramento al combattimento aereo. Impegnerete uno scontro aria-aria con il vostro istruttore di volo. Il punteggio che otterrete oggi sarà il fattore determinante nella selezione per la Task Force Apache. Comportatevi bene lassù, ragazzi. Grazie per avermi dato una mano. Ti ho dato una mano, ma te lo sei meritato. Ti sei comportato bene all'esame. Tanto perché lo sappia, oggi le spaccherò il culo, non ha speranze, signore! Bene, vedremo. Bene, bene. Night Rider Ops, qui è Rattler, pronto per una fruttuosa giornata, chiudo. Roger, portati con Stinger al settore Kilo, passo. Night Rider Ops, qui è Stinger, Roger, chiudo. Ragazzi, agli angoli e fuori secondi, comincia l'incontro. Questi fanno sul serio, Jack. A noi muovere. Tracker. Sì? Ti piace la storia? No. Beh, fatela piacere, perché stiamo per entrarci.
Mica male. Parla a due, ragazzi, vediamo chi salta più in alto. Portami su, Jack, mettimi in posizione. Vuoi la posizione? Eccotela. Cazzo, è forte. Dai, dai, non li aggancio. Forza, dobbiamo spostarci, si è portato ore 6. Niente male per essere due vecchietti. Vecchietti un paio di palle. Questi sanno il fatto loro. Ora, Breaker. Sono nostri. Più vicino, Jack. Agganciati. Cazzo, Breaker, siamo sotto tiro. Non per molto. Dai, dai, non li aggancio. In campana, Rice. Ci vediamo, ragazzi, riprovateci. Tieniti forte, Rice. Vediamo se riescono a starci appresso. Ma dove sono? Dov'è, Breaker? Non lo so. Bravo, sergente. Andiamo, nonnetto, facciamoceli. Sei pronto per abbattere quel tringuelletto? Da un pezzo. Parcheggiamo qui. Li ho persi, Jack. Si è alzato e ha superato la montagna. Porca puttana, bella mossa. Avanti, facciamoceli. Ci apparirà in quella gola. La vecchia volpe si è nascosta in un buco. Si aspetta una verticale? E l'avrà, ma con una variante. Guarda chi c'è. Buon viaggio, capo. Muso giù, Breaker. Agganciato. Ora! Missile partito. No, cazzo. Distrutto. Hai volato bene, bello. Rattler, penserò io ad avvertire le famiglie. Ma ce l'hai tu una famiglia? Siete in gamba, ragazzi, veramente in gamba. Mi avete fatto venire fame. Hai volato bene, presto. Secondo i servizi segreti, l'offensiva del cartello è pronta al lancio. Sono presenti i maggiori esponenti, ma non sappiamo quanto si tratterranno. La DEA non deve lasciarsi sfuggire questa opportunità. Quando partiremo, signore? Muoveremo immediatamente. Abbiamo meno di 24 ore per eliminare questa minaccia. Ci sarà anche Stoller? Ci sarà. Ma è convinto che non ci faremo vedere. Buongiorno, si parte. Sì, signore. Sì, signore. Attenti! Riposo, ascoltate. Tra meno di 24 ore vi si chiederà di mettere in pratica quello che avete imparato qui. La nostra missione è dar supporto aereo ad un'operazione critica della DEA. L'operazione Firebird. Lancio immediato. Muoveremo domani mattina per una zona di attestamento in Sud America. Una volta che sarete atterrati, avrete tutti i dati e gli ordini relativi all'operazione. Quello che posso dirvi già da ora è che impegnerete un vero scontro aria-aria contro un elicottero da combattimento Scorpion e il suo appoggio, mentre a terra gli uomini della squadra antidroga arresteranno i leader del cartello. Il nostro compito è fare in modo che non perdano questa occasione. È tutto. Andate a prepararvi. Auguri. In bocca al lupo. Congratulazioni. Ok, Jack. Grazie, colonnello. A presto. Si parte. In bocca al lupo. A te, Jack. Fred, ho rivisto le registrazioni dei voli d'addestramento. Ogni uomo ha ottenuto il posto di massima efficacia. Quello di Brad Little è con la task force Apache in questa missione. Sei il capo squadriglia, Brad. Lo sapevo. Voglio parlarti prima di partire. Parleremo in volo, adesso devo andare a prepararmi. E perché devi andare a prepararti? Per la missione in Sud America. Ma come cavolo hai fatto? Ho chiesto e hanno accettato. Non ti lasceranno venire con noi a combattere. Non credo alle mie orecchie. Billy, aspetta! Insomma, accetto il fatto che io sia un vero pilota fino a quando si gioca e si scherza. Ma ora che c'è una missione rischiosa, largo ai maschietti. Grazie, Jack, ho già i miei ordini. Ma perché sei così testarda? Ma non ti entra in testa che ho il terrore che ti succeda qualcosa? Ho scelto questa carriera, è tuo, amico mio, o lo accetti o ti spacco. Amico mio? Ah!
cartello di Bisante sta approntando armamenti pesanti e personale militare per attaccare un governo amico. Dobbiamo fermarli. Ogni operazione che la DEA e i nostri alleati sudamericani hanno tentato è stata fatta saltare da Eric Stoller. Riteniamo che stiano per aerotrasportare figure di primo piano del cartello sotto la copertura di Stoller. Il governo locale ha deciso di dire basta. È stanco di vedere il suo esercito annientato da quella canaglia. Perciò ha chiesto il vostro aiuto. Contano su di voi, colonnello. È tutto per ora, signori. Buonanotte. Dormito bene? No. Che prevede? Dipende tutto da cose che non sappiamo. Puoi allenarti quanto vuoi e sapere che sei in gamba. Ma quando arriva il momento ti cominci a chiedere che cosa stai per fare, se riuscirai a decollare, a riatterrare, se vedrai mai più un'arancia. La notte è lunga così. Questa lunga notte dura da 100.000 anni. Sai, quelli che stanno per andare in battaglia io credo che passino tutti la notte a parlare e camminare. Eh? Sì. Hai fatto passi che non avresti mai neanche sognato. Quindi rilassati, lascia che istinto e talento facciano il resto. Contaci, hai avuto un buon istruttore. Sono stato piuttosto arrogante, eh? Mm-hmm. Non sono modesto e so quanto valgo, ma il migliore rimane lei. No, tu sei meglio. Sei ancora giovane, puoi crescere. Ogni volta che ti vedo in aria penso, accidenti quanto è bravo. Guarda come va, è talmente naturale. Sei naturale, hai un sacco di talento. E quel rollout che ha fatto nel volo finale, l'ho vista morto. A nessun altro sarebbe riuscito. Guarda che non nego di essere un genio. Io mi sono arruolato per la tua stessa ragione. Per combattere, come nei vecchi film di guerra, per diventare un eroe. Questo mi aspetto che tu sia. Un puro sangue. Io mi aspetto un soldato americano con il cuore e il cervello che lavorano in sintonia per difendere la libertà e la giustizia. Ok? È la più trita e antica storia del mondo. Ma oggi potrebbe avverarsi. Billy! Colonnello! Siamo attaccati! Decolliamo, presto! No! Presto, agli elicotteri! In volo, svelti, svelti! Scott è morto, sono da sola! Qui è Rattler, passo. Night Rider 6, Tango Leader Charlie, quanti? Passo. Leader Charlie, hanno preso Riva St. Tippet al decollo. Ho messo Davis e Proctor di scorta ai Black Hawks, passo. Gatri è il capo squadriglia. Qui ci sono due ragazzacci che non hanno niente da fare. Localizza la posizione del radar. Quando l'hai trovato faccelo sapere che ci pensiamo. Non voglio che quei figli di puttana sappiano dove siamo. Roger, Rattler. Rebel in caccia.
deserto. Procedete a 3708. Roger, stiamo arrivando. Stop, è qui. Lo sento. Trovalo, ragazzo. Stiamo raggiungendo le coordinate. Guarda in alto, guarda in basso. Trovami una merda di alta tecnologia sull'orlo di quel canyon. Ci siamo, Rice. Lo vedo, nonnetto. Sto armando i missili. Spazza via quell'affare, figlio. Bel colpo, complimenti. Bene, ora sono senza radar. Che novità, Gatri? Che succede, Gatri? Parlami, parlami! Rebel ha localizzato pista nemica. Evacuazione in corso. Richiedo fuoco di appoggio. Avvistato aereo nemico, direzione 070. Quest'area è calda da morire, ragazzi. Apache si porta in zona calda. È tuo, Stinger. Stai in movimento e vicino alle rocce. Non gli offrire un bersaglio. Stai in movimento. Salermi addosso, non posso farcela. Billy, non agitare. Se rimani in movimento non ti può colpire. Io sto arrivando. Jack, ti prego, salvami. Non azzardarti a toccarla, brutto pezzo di merda. Jack, non lasciamocelo scappare! Stinger, qui è Rattler, l'avete preso a passo? Quasi, Rattler! Via, andiamo anche noi, tieniti forte, Rice! Molto vicinissimo, bello, ma fallo fuori! Mancato! Stagli addosso! Oh, merda! Si sta scappando! Cazzo! Dov'è sparito? Un momento, sento qualcosa! Lo prendo! Rattler, ci serve aiuto! In arrivo un apparecchio nemico armato e veloce! So come stai, ragazzo. Ascolta il tuo vecchio maestro. Siamo giusto dietro a te. Portalo da questa parte e Rice lo toglie di mezzo. Bene, Rattler! Non ce la faremo mai, Jack! Lasciati inseguire, figliolo. Fagli strada, accompagnalo da noi. Portami più vicino! Al primo colpo, Rice, non voglio perdere quel ragazzo. Se solo riuscissi a superare quel monte. Stiamo arrivando, Rattler! Ci è addosso, Jack! Dobbiamo fare qualcosa! Giochiamo in difesa! Tieniti pronto, sta entrando nella nostra zona. Ci ha agganciati! Ci siamo, è vostro! Colpisci quella macchiolina, colpisci quella macchiolina! Agganciato! Neanche male per un vecchio topo come te, Rice. Grazie, nonnetto. Oro colato, Rattler. Giuro, oro colato. Lì che succede, Gatri? Esploro. Fuoriuscita per acquisizione. Altro aereo nemico a ore una. Questi hanno un'aviazione vera e propria. C'è Stoll, via di lì! Cazzo, è a ore sei! Tieniti, Rice. Ci segue, Little. Sto avvirando. Per Dio, dobbiamo beccarlo. Dacci dentro, Rice, dacci dentro. Ma dove? Dov'è? Abbiamo perso il timone di coda. Aiutami, Rice, com'è la velocità di rivoluzione? È in diminuzione, diminuisce! Sto spingendo Stoller fuori dall'area. Ce l'abbiamo alle spalle! Ah, sì? Beh. Mayday, Mayday! Night Rider Ops, qui è Rattler. Precipitiamo, tieniti, ragazzaccio. Rattler, Mayday, Mayday, stiamo precipitando. Cazzo, Brad, cerca almeno un punto soffice! Ci ha mancati! Billy, la tua area è pulita, guarda se trovi Rattler! Roger, posso vederlo? Non c'è stata esplosione né fiamme. Scendo a controllare come stanno. Ti rendo nervoso, Brecker? No, è il tipo che abbiamo dietro che mi rende nervoso. Nervi a posto, te ne andiamo subito.
Calvin? Jack, solo mia madre mi chiama Calvin. Adesso tua madre sono io, Calvin. È morto. Lei si può muovere. No, le gambe rotte. Dentro, dai. Vai a prendere uno Stinger. Sta puntando di nuovo su di noi. Non per molto. Questo sembra in ordine. Ora guarda nel comparto di poppa e prendi la bustola BCU. Cosa? Una cosa che assomiglia ad una scatola di sigari con l'impugnatura e un affare di alluminio che sembra una lattina. Hai 20 secondi massimo. Avvita la lattina nella scatola di sigari. Bene, ora corri a sganciare il missile e portalo qui. Avanti, fatelo. Metti giù l'estremità piatta. Il calcio deve buttare a terra fuori dalla scatola di sigari. Inserisci la scatola di sigari sul missile. Così. Ok. Ora chiudi. Fallo scattare. Molto bene. Apri il congegno di mira. Lo trovi su un lato. Così. Ci sta puntando. Tranquilla. Su in spalla. Via, 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 via. E ora abbassa quella linguetta di metallo. Così l'hai attivato. A riparo! Guthrie, girati. Sì. Se vedi inquadrato, lo tengo sotto tiro. Sparagli nel culo. Sniffa di questo, stronzo. È nostro! Lo stronzo va in verticale. Dov'è ora? Contro sole. Ce l'abbiamo addosso! Preparati a spennare quell'avvoltoio, Brecker. È in posizione! Ti ha colpito! Sei grave? Non posso sparare! Beh, tieniti forte, bello! È mio. E vieni. Dai, vieni da paparino. Reggiti, Brecker! Vediamo quanto sei forte. Attento, ti ho fregato! E adesso ti ammazzo! Questo era per Dobbs. Ah. Qui è Stinger. Vi chiedo permesso di riunirmi alle forze di supporto operazione Firebird. Negativo, Stinger. La DEA è già nella fase conclusiva della missione. Hanno arrestato tutti i membri del cartello e tengono l'area sotto controllo. Una volta eliminato Stoller, il suo appoggio aereo è finita. Rientrate alla base. Dove sono Billy e Linton? Ci hanno appena confermato la loro posizione. Sono vivi. Price è morto. Little ha le gambe rotte. Ma Billy è insieme a lui. Quell'aereoambulanza laggiù è pronta per partire. Corri o perderai l'autobus. Va bene. Thank you.
Cristo, se fa male, dov'è il carro bestiame? Sulla collina, signore. Non farmi cadere. No, signore. Cristo, fammi cadere, per te la vita nell'esercito diventerà un inferno, soldato. Sì, signore. L'hai ammazzato? Sì, sì, l'ho ammazzato, l'ho abbattuto, sergente. Bravo, figliolo, sei in gamba. Sei proprio in gamba. Si rimetta presto. Devo darle la rivincita, sergente. Ora hai qualcun altro con cui allenarti. L'offerta di farti da testimone è sempre valida. Insomma, ce l'hai fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ok, ce l'abbiamo. Non mi va di litigare. Ah, sì? E da quando? Ti do uno strappo a casa. Bene, guido io. No, guido io. No, io. Jack, è il mio elicottero. Guido io. No, 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 no. Guido io. Find a way to my heart. And I will always be with you. From wherever you are. I'll be waiting. I'll keep a place in my heart. Where you will see it shining. Waiting.